Sindaco, riconoscere le virtù di una donna gelese è importante. Oggi la città rende omaggio ad una grande donna, ad una nostra grande concittadina. Io credo che oggi si deve rendere conto invece alla grande volontà che una nostra paesana ha deciso di metterci per un'impresa non facile, non banale. Io ho avuto modo di conoscere Monica qualche mese fa e devo dire che si stava allenando, non aveva tutta questa certezza ma aveva una gran voglia di essere presente. Il fatto che sia arrivata anche ad avere dei risultati importanti come quelli che ha ottenuto è stato sicuramente un qualcosa in più, ma in realtà va nel seguire comunque una passione, una voglia di raggiungere una meta importante. Quello che vorrei sottolineare è che è uno di quei messaggi che il nostro territorio sa lanciare e che i nostri concittadini sanno fare. Gela ha delle grandissime potenzialità e che molte volte tutto quello che c'è di positivo in questa città viene messo in secondo piano e non è corretto, perché Gela giornalmente riesce a fare grandi e piccole imprese, magari non davanti a uno schermo in mondovisione, ma che sono il sale che ci consente di andare avanti e di poter cambiare questa città. Sì, una continua ascesa quella della nostra concittadina Monica Contrafatto, che da semplice ragazza gelese ha poi iniziato la sua carriera militare, prima una medaglia d'oro al valore militare per poi arrivare alle Paralimpiadi di Rio conseguendo la medaglia di bronzo, che è sicuramente l'evento che ci sentiamo oggi di voler festeggiare. Gela come una comunità aperta dove tutti hanno avuto la possibilità di dare il proprio apporto, quindi tantissimo il calore che i gelesi stanno mostrando e il sentire è proprio quello di voler dare un grazie. Grazie corale, unico a Monica, dei club service, ai maestri siciliani che hanno donato un'opera importantissima, fino insomma a tutta la partecipazione delle associazioni che in massa sono venute qui al teatro.